Leggeremo alcuni versetti che non sono però, diciamo, il testo che applicheremo oggi, ma sono solo per introduzione. Matteo 24. Oggi parleremo di una persona, di una storia molto attuale. Oggi parleremo di Noè, non di Noè. 4.000 anni fa, attuale, è attuale. E ora vi spiego perché. È attuale per quello che dice Gesù ed è attuale per quello che viviamo ogni giorno intorno a noi. Matteo 24, dal 37 al 39, dice così. Matteo 24, 37. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si dava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. È attuale o non è attuale? È attuale. Perché sappiamo che Gesù tornerà. Abbiamo cantato, tu tornerai. Chissà quando, lui lo sa, ma la promessa è che lui viene. Lui torna per rapire la sua Chiesa. E quindi la Chiesa deve essere pronta, pronta perché lui tornerà. Ed è interessante che Gesù ha detto queste parole, come ai giorni di Noè. Quindi è interessante studiare la storia di Noè per capire quali erano i tempi dell'epoca. Non parlo del livello ambientale, non parlo delle persone, ma parlo dell'ambiente spirituale che lui viveva, l'ambiente morale che Noè viveva. Così sarà quando Gesù tornerà. Sarà lo stesso. Anzi, io dico già, è lo stesso. Perché la domanda che mi faccio è questa: mangiare, bere, sposarsi è un peccato? Non è un peccato. Sono cose che Dio ci ha dato. Mangia e bevi di questa terra. Gesù ha istituito il matrimonio e lui vuole che noi ci sposiamo. Lui disse, è giusto, è cosa buona che l'uomo si sposi. Quindi lui vuole che ci sposiamo. Lui non può dire questo e poi dire che è peccato, no. Il peccato è fare tutto questo senza avere Dio nel mezzo. E dare importanza solo a questo e mettere Dio all'altro. Ossia mangiare, bere, sposarsi, e dov'è Dio? Dov'è Dio? Questo è come era Noè. La gente faceva gli affari suoi e Dio non c'era nel mezzo. E questo che avviene oggi. Io dico a mia moglie, tante volte siamo in casa, pieno del culto, mi sembra di essere un centralino. Chiama uno, chiama l'altro, manda l'altro, invita, manda. Non sto parlando di persone che non conoscono, Parlo di persone che si dicono credenti. Devi quasi implorarle per andare in chiesa. Gente, se noi credenti facciamo questo, immaginiamo chi non conosce Cristo, cosa fa? Proprio neanche ci pensa. Ma sarà così. Verrà il giorno in cui Gesù tornerà e dice che saranno come quei giorni, che non si è accorto di nulla. Pensiamo quanto imbarazzo noi ha passato per tutti quegli anni con l'arca, costruendo quell'arca. Pensiamo, c'è un film, ha fatto vedere ultimamente, simpatico anche, però qualcosa ce l'ha spunto. Tutti lo schernivano. Ah, Noè, vai avanti, l'arca, ma è che arca, non piove, che arca, vai avanti la tua arca. E così è per noi oggi. Noi predichiamo Gesù, diciamo Gesù tornerà alle testi, ma perché è venuto? C'è gente che non crede neanche che lui sia venuto. Figuriamoci se lui tornerà. È così che oggi il mondo è questo. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questa storia, ci deve essere l'insegnamento. Amen. Quindi voglio entrare in questa storia di Noè per vedere com'era l'ambiente. Genesi 6 dice che l'ambiente era ostile, la gente era contro Dio, faceva i suoi affari, ma c'era un uomo chiamato Noè, un uomo solo. Pensiamo, tutta quella gente, c'era solo un uomo, solo Noè. Dice la parola Genesi 6, dai versetti 8 a 10, dice così: Noè trovò grazia agli occhi del Signore.
Questa è la posterità di Noè. Grazie. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Mentre tutti se ne fregavano, scusate l'espressione, Noè era l'unico. Noè vuol dire alleviatore, sollevatore, consolatore. Vediamo che già qua c'era già qualcosa che somigliava a Gesù, no? Lui simbolizza Cristo, perché lui è venuto per consolare. Gesù è venuto per consolare. Quindi lui è un tipo di Cristo, uomo integro, dice la parola. Integro cosa vuol dire? Integro vuol dire una persona giusta, che vive secondo i principi che Dio ha dato. Se tu vuoi essere giusto, devi vivere secondo quello che Dio dice di fare, non quello che l'uomo dice di fare. Se Dio dice che quella cosa è peccato, l'uomo dice, ma no, non è peccato. Chi ascoltiamo, Dio o le persone? È Dio. Saremo scherniti, derisi? Sì, ma so che faccio la cosa giusta. Noè fece la cosa giusta. Era l'unico che aveva una moglie sola. Lui predicava la giustizia. Lui per 100 anni ha predicato il ravvedimento. Mentre preparava l'arca, lui predicava il ravvedimento. Immagina il suo sforzo. Oltre a dover pensare all'arca, ha dovuto anche predicare il ravvedimento. Ed è quello che noi dobbiamo fare oggi. L'arca rappresenta la Chiesa. L'arca è la Chiesa, perché la porta è Cristo. Tramite Cristo che è la porta, tu entri nell'arca. L'arca è la Chiesa. Siamo noi che siamo l'arca. La Chiesa universale siamo noi. La gente deve entrare per la porta che è Cristo, per stare nell'arca, per stare nel luogo sicuro che è Gesù Cristo, l'arca, la Chiesa, la sua Chiesa. Non c'è altro modo. Molta gente vuole mettere altre porte, la porta è una. C'è solo un mediatore tra l'uomo e Dio, che si chiama Gesù Cristo. C'è solo un mediatore, non ce ne sono più, ce n'è solo uno, è Gesù Cristo. Quest'uomo camminava con Dio. Guardate, camminare con Dio è tanta roba. Solo Enoch camminò con Dio e Dio lo ha rapito. Noè, come suo bisnonno, camminava con Dio. Vuol dire che lui stava con Dio, era lì con lui in comunione. Alleluia. Noi siamo come lui, noi siamo sempre collegati con lui, in pensiero, con il nostro cuore, o solo in chiesa, ogni tanto a casa, a volte quando parliamo con qualcuno che è come un credente, sul lavoro, o siamo con lui. Sappiamo che lui è con noi sempre. E questo deve essere importante, e lui è con noi e Dio l'ha salvato. Enoch è stato rapito dalla morte, mentre Noè è salvato dal diluvio. Ci sono due uomini che Dio ha salvato, uno dalla morte e uno dal diluvio, che ha ucciso tutte le persone della terra, tutte quante, neanche una scappò. La cosa interessante, già l'ho detto l'altra volta, è che Noè non salvò il mondo, perché lui per tanti anni predicò la salvezza al mondo. Neanche uno si salvò, ma la cosa più importante la salvò la sua famiglia. Noè ha salvato la sua famiglia. La parola non dice che la famiglia erano integri, dice che Noè era integro e la famiglia, per essere sue parenti, entrare nell'arca che loro. Quindi non desistere, non mollare, tieni duro. Brava, tieni duro. L'arca è pronta e tu entrare nella famiglia intera. È dura molte volte vedere i familiari, padre, madre, figli. È dura. Ma non è entro la famiglia. Quindi bisogna credere in questo. Credi. Dice la parola, credi e sarai salvo tu e la tua casa. Anche se a volte noi pensiamo, è impossibile salvare mio figlio, mia figlia, mio nonno, mia nonna, mio papà, mia mamma. Credi, perché Noè è entrato per grazia, non perché lui fosse santo, dimentichiamo che fosse santo. Lui è una persona come tutti noi, peccatore, perché appena uscì dall'arca lui si è ubriacato e si è spogliato, quindi era come un carnale, sbagliava. Ma lui camminava con Dio. Ma lui per grazia è entrato, come noi siamo tutti per grazia. E sarà la grazia di portare in cielo. Come continuiamo. La corruzione. A quel tempo c'era una corruzione estrema, dice la parola. Perché da Adamo
fino ai tempi di Noè passarono circa 1600 anni, 10 generazioni, da Noè fino, cioè da Adamo fino a Noè, 10 generazioni. Persone che vivevano 900 anni, Matusalemme ha vissuto 969 anni, quindi persone che avevano lunga vita. Però c'era corruzione, perché? Perché Genesi 4 dice che le persone nascevano, vivevano, si sposavano, avevano figli, ma a un certo punto dice che i figli di Set, i discendenti di Set, cominciarono a vedere le discendenze di Caino, ossia le altre donne, e si mischiavano con loro, e quindi hanno corrotto il seme santo, la promessa che c'era in Abele, che c'era in Set. Andarono a mischiarsi con le figlie di Caino, che erano persone perverse, e da lì cominciò la corruzione nel mondo. Quindi cominciarono a sposarsi, non essere più un modo per essere bigamia, quindi avere più matrimoni, e quello ha corrotto il mondo. Come oggi, quanta gente si sposa, si divorzia, ne fanno tutti i colori. È così che oggi, uguale, non c'è più rispetto per il matrimonio, per la famiglia. Ogni cosa va contro alla famiglia. Perché? Perché Dio l'ha creata. E quindi il mondo va contro ciò che Dio crea. Ed è per questo che è dura la lotta, è dura, perché il nemico vuole distruggere la famiglia. Ma non sarà mai, non avverrà mai, perché Dio è nella famiglia. Lui ha fatto tanto per portare la famiglia avanti. Ha preso una famiglia sola e l'ha messa nell'arca, per dire: Noè, tu sarai con me ancora, tu sei integro, sei uomo retto. È interessante, perché veramente in questo testo c'è tanti spunti, ho fatto alcuni passi qua. E Dio gli dà un giudizio nel versetto 13, Genesi 13, quando Dio si è proprio irato. Disse così: allora disse Dio a Noè, nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, perché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Nel capitolo 5 Dio aveva detto che dava all'uomo 120 anni di vita. Molti dicono che 120 anni era l'età che l'uomo aveva raggiunto, ma non è così. 120 anni sono l'età che Dio dava di tempo, ossia quando disse quelle parole, quando Noè costruì l'arca, con 100 anni,